Benvenuti, oggi siamo con un collega che ci è venuto a trovare dall'Italia ed è il dottor professore Sua Eminenza tedesco. È un collega lui che ha scritto un libro su delle chirurgie, vedete un po' di sangue qua alle spalle, che sono abbastanza complesse, complicate. Anna, non guardare, mi raccomando che se no stai male. C'è anche con noi l'Anna, a prova che comunque non è niente di così pericoloso, lei non va mai vicino a situazioni difficili, situazioni pericolose, quindi questa non è niente di pericoloso e complicato quello di cui parliamo. Di che parliamo? Parliamo di implantologia cosiddetta avanzata, in quanto ci sono tanti pazienti che hanno dei seri problemi di quantità ossea, quindi in deficit chiaramente. Deficit, che vuol Quindi dire? vuol dire che Poco. poco osso, Poco quindi osso. poco osso per poter inserire impianti standard. Quindi la difficoltà sta appunto nel realizzare delle protesi fisse quando l'osso fondamentalmente non c'è Non più. c'è. So quei pazienti che gli hanno detto, per esempio, non si possono mettere gli impianti. Bravissimo, ci sono dei pazienti Sono dove non c'è tantissimi. osso. Effettivamente è vero, in casi dove non c'è osso, impianti e tecniche standard tradizionali sono un po' al limite. Ci sono delle altre tecniche attraverso le quali ci permettono di inserire impianti dove l'osso è presente. Ma scusa, se prima gli dicono che non si possono mettere gli impianti, tu ora gli dici gli impianti si possono mettere. Cioè, la verità sta nel mezzo, oppure è che No, chi ti dice una probabilmente cosa è perché non no. usa una certa Sì, tecnica o... il problema probabilmente è quello. Chi non usa magari e non sa e non ha appunto l'esperienza con certe tecniche, chiaramente chiude il Tende. discorso dicendo non si può fare. Invece si può fare, si possono riabilitare pazienti, tra virgolette, cosiddetti estremi, in quanto hanno pochissimo osso, con tecniche particolari. Ci sono le tecniche. Bisogna conoscerle e usarle in modo adeguato. E tu nello specifico hai studiato un protocollo che permette di rendere un po' più Sì. semplice la tecnica, quindi l'atto dentista, rendere più semplice l'esecuzione di questi Certo, interventi. in tutta la medicina c'è ormai la rincorsa alla minima invasività. Anche in tecniche chirurgiche come queste, che sono tecniche particolari, delicate, dobbiamo lavorare verso una minima invasività. Io ho cercato di elaborare un protocollo tale da poter rendere, tra virgolette, più semplice la chirurgia a chi la subisce e a chi si impratichisce. Quindi più semplice operare, con meno problematiche, con meno difficoltà, meno pericolosa e chiaramente a questo punto molto più affidabile. Più affidabile. Oggi abbiamo visto qua la tecnica, cioè noi prima si usavano delle frese che ruotano per mettere questi tasselli, questi Giustissimo. impianti. Con questa nuova tecnica invece non si usano le frese, ma si usano praticamente dei perneti che vibrano. Praticamente usiamo un concetto per capirsi dell'ultrasuoni, cioè uno Ultrasuoni. strumento che vibra e sui tessuti duri, quale osso, permette Agisce. di lavorare e sui tessuti molli Non li invece non tocca. tocca. Non li E tocca. questo è un chiaramente questo. Io ho elaborato un approccio sfruttando questi strumenti, quindi cercando di sostituire completamente le grosse frese, che sono comunque difficili da gestire, sono Si pericolose, si muovono. muovono, oscillano, e sostituire appunto lo strumentario con una innovazione da un punto di vista tecnico. Ma l'hai fatta tu questa La tecnica? tecnica, sì, Non è che l'hai certo. vista da qualche parte? No, allora, la strumentazione piezoelettrica non è certo di mia invenzione, molti dentisti usano oggi la strumentazione piezoelettrica perché in certi casi aiuta tantissimo e quindi io ho cercato di, come si dice, lavorando, lavorando, cerchi sempre di affinare la tecnica, cerchi sempre di migliorare, finché poi ho detto, ma in questi pazienti con questo tipo di approccio abbastanza invasivo, è possibile inserire un concetto con strumentazione piezoelettrica? Sì, ho avuto la fortuna di conoscere un'azienda italiana, Esacrom, che mi ha messo a disposizione una macchina meravigliosa che veramente funziona come chiaramente si richiede.
ho disegnato degli inserti particolari per poter approcciare in una maniera completamente diversa e chiaramente il tutto funziona benissimo Nessun con... morto, nessun... No, Tutto ok, nessun morto. Io dico sempre, al policlinico ne muoiono 5 all'anno da noi, per via dell'età, che sì. sono anziani. Quest'anno ancora nessuno, e siamo a Ma fine anno, quindi attenzione sì, ragazzi. appunto. No, quali sono invece i rischi di questa tecnica, onesti? Cioè, No, quali possono essere? fondamentalmente i rischi non ci sono, dei rischi se non legati alla normale situazione chirurgica, non ci sono rischi per questa tecnica. Anzi, la tecnica che prevede comunque una strumentazione molto meno invasiva non ha rischi, anzi ti riduce I i rischi rischi. e le complicanze. Chiaramente l'approccio meno invasivo è anche quello di lavorare sulla parte ossea esternamente, non entrare in strutture anatomiche importanti, quindi ridurre anche la morbilità, cioè quello che potrebbe eventualmente succedere come complicanza di un normale intervento chirurgico. Cioè, Quindi, molto più semplice prima, durante, dopo. sì, chiaramente il tutto deve essere contornato da un giusto training, deve essere Certo. contornato da un'esperienza, perché Per comunque sono valutare. tecniche particolari che però Aspetta, chiaramente rifacciamo. hanno, Riprendi da che però? dicevo, hanno un enorme vantaggio anche per una enorme riduzione del disagio post-operatorio dei pazienti. Ve la riassumo perché lui tende a parlare sempre dottorese. Con questa tecnica è tutto più semplice, si guarisce prima, si sta meglio dopo e soprattutto hai meno rischio di avere infezioni dopo. Sì, Riassunto. ci sono Questo è una, c'è minimo. una riduzione di tante cose che però fondamentalmente sono sempre legate alla mano del chirurgo, Certo, all'esperienza, se perché sei minimamente invasivo con la chiaro? fresa, però scolli, apri fino... Benissimo, È certo che benissimo, comunque ti gonfi certo. E uguale. quindi comunque sia è qualcosa di un enorme vantaggio. Veramente un grande collega, devo dire. Abbiamo visto oggi la tecnica, tutti i colleghi sono entusiasti. Io poi Fa vado piacere. dai chirurghi e chiedo, beh, che ti sembra? Se loro fanno così col No, ditino, significa perché che... succede, da quello che vedo quando ci sono corsi, congressi, che il neofita, quello che deve cominciare, ha un enorme vantaggio perché si ritrova già ad avere un aiuto in più. Il chirurgo esperto, effettivamente, se guarda questo nuovo tipo di approccio, anche lui spesso e volentieri cambia strada e comincia a lavorare solo con questa piezoelettrica. Ma non c'è nessun altro che fa questa tecnica in giro per No, il mondo? Sei un no, 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 pioniere di questa questa tecnica? tecnica è, no, no, questa tecnica è mia, io ho il dovere di divulgarla Divulgarla perché è e giusto che tutti i chirurghi possano avvalersi di qualcosa che debba per forza nel futuro essere sempre meno invasiva per il noi? Io paziente. credo che sarà lo standard una tecnica come questa in futuro. Certo. Anche perché sono chirurgie, queste abbiamo visto in situazioni sia psicologiche già abbastanza traumatizzate, pazienti che sono già passati per altre chirurgie andate male, insomma ci troviamo di fronte a pazienti che già di per sé sono complessi. In quel caso dobbiamo rendere il caso meno complesso anche utilizzando delle tecniche chirurgiche che ci permettono di semplificare pure la Certo, chirurgia. certo. Io ti ringrazio veramente per il training che stai facendo in questo Grazie a caso qua in voi, come Moldavia, sempre. aiuti a far crescere un paese, e la loro equipe, i loro chirurghi, gira al mondo, perché veramente un augurio che ti posso fare è quello di importare la tecnica in più nazioni possibile in giro per il mondo. Noi dove possiamo aiutare, aiutiamo con l'informazione, e ti ricordo Giusto, che parliamo giusto. anche russo, inglese, che parliamo anche rumeno, in questa zona speciale dell'Europa si concentrano molti di questi casi complessi. Io penso che sta iniziando la divulgazione da uno dei paesi, secondo me, chiave poi per questi sviluppi futuri di queste tecniche. Sicuramente. Grazie Grazie a per voi, esserti grazie a prestato anche a voi, questa intervista. grazie a voi. Grazie anche a Anna. L'Anna parla, non sembra, ma Ogni parla, tanto. ogni tanto parla. Sì. Andiamo a pranzare, io ho una fame, guarda, andiamo a mangiare.